Ciao a tutti ragazzi, sono Ben dello staff di Ultimate Team FIFA Italia e sono qui con la player review di William Benyedder, second in form giocatore francese del Tolosa, purtroppo una squadra che si sta avvicinando alla retrocessione, purtroppo devo dire, perché questo ragazzo qui è veramente straordinario, ha fatto praticamente la metà dei gol totali del Tolosa in campionato, meriterebbe una versione TOTS, ma dubito che l'abbia se la sua squadra viene retrocessa. Allora, la sua versione IF probabilmente la conoscerete, è stata secondo me la carta IF poco costosa migliore del gioco, in diverse live l'ho utilizzata e ci siamo divertiti tutti a vedere che meraviglia ha fatto, e ho aspettato tantissimo questa carta SIF e devo dire che non ha disatteso le mie attese, ecco. Devo dire che è stato veramente veramente eccezionale, è un giocatore che è veramente completo, parte come ATT, come attaccante, perché in real life gioca come attaccante, ma io l'ho voluto spostare come COC, l'ho utilizzato soprattutto come COC in un 4-3-3-4. Io vi consiglio più che altro di utilizzarlo in un 4-3-1-2, perché sarebbe praticamente un attaccante aggiunto. Passiamo dalla velocità: 84 sulla carta, 82 di accelerazione con 84 velocità scatto, è il valore giusto della carta. Non è velocissimo, però quando prende palla in campo aperto c'è poco da fare, difficile da prendere, è veramente forte, non è veloce ma è forte nella sua velocità, ecco, non so come spiegarvelo, non è velocissimo però mi è piaciuto. Dribbling 86 sulla carta, 94 di agilità, il suo valore più alto e si vede tutto, riesce a districarsi in mezzo a 3, 4, 5 difensori in maniera tranquillissima, proprio è agilissimo, è una cosa meravigliosa. Eppure se lo vedete anche fisicamente, non è proprio esile, ecco, non è giovicco, però è veramente agile, è la cosa che mi piace più di questo giocatore. Cambia direzione, cambia movimento in un attimo e i difensori non lo prendono praticamente mai. 84 di equilibrio, un altro valore eccezionale. Anche se è bassino, non è altissimo infatti, anzi è proprio basso, e di conseguenza sembrerebbe un giocatore che facilmente si butta a terra, non è per niente quel genere di giocatore. 84 di equilibrio che gli permette di mantenersi comunque in piedi anche dopo le prime 2-3 strattonate. Poi abbiamo un 78 di reactions, si vede tutto, 84 di controllo palle e 84 di dribbling. Per il dribbling devo aprire un capitolo a parte. A 4 stelle skill, perfetto, fantastico, bellissimo, agganciato all'agilità, secondo me è il suo valore migliore il dribbling, ma soprattutto se adesso andiamo a parlare di tiro, a 5 stelle piede debole, quindi tira indistintamente con il destro e con il sinistro ed è la cosa migliore di questo giocatore oltre l'agilità. Quante cose migliori ha questo giocatore di preciso non lo so, comunque, ed ha 88 di posizionamento e 90 di finalizzazione. 90 di finalizzazione che sì, si vede, perché comunque avete visto che ha fatto 11 gol in 5 partite, però purtroppo pecca un pochettino con i long shot, infatti ha 75 di long shot, cosa stranissima, perché in realtà io nella versione IF, se vi ricordate, ho fatto una serie di gol di long shot pazzeschi, ma con questa non sono riuscito a fare gol di long shot. Quasi tutti venivano benissimo, venivano tutti che centravano la porta, ma il portiere li parava tutti. Comunque, pazienza, nel senso che alla fine la sua qualità principale nei tiri è sicuramente il tiro a giro, nonostante comunque abbia solo 80 di effetto, i tiri a giro sono tutti perfetti, soprattutto perché davanti alla porta non avete quell'obbligo di mettere la palla sul destro, potete anche tirare di sinistro tranquillamente. Continuiamo con i tiri al volo, 81 di tiri al volo, potenza tiri abbiamo detto 83, e poi infine i passaggi, 84 di visione con 79 di cross, 82 di precisione punizioni, 85 di passaggi corti, 74 di passaggi lunghi. Di conseguenza voi direte, ma con queste statistiche seriamente l'hai messo come COC? Non sarà il COC che magari volete veramente, non sarà il COC alla Iniesta che vi azzecca tutti i passaggi. Utilizzatelo come COC se vi piacciono quei giocatori che, partendo da dietro, quindi prendendo il pallone più indietro, possono cominciare a dribblare praticamente mezza difesa e vi creano superiorità numerica. Se cercate il COC che vi fa il passaggio perfetto,
magari non è proprio quello esatto, magari c'è di meglio in Ligan, però non è male, l'85 di passaggio non è male, l'84 di visione neanche. Piccola menzione per il salto, 91 di salto con un 79 di colpo di testa che ovviamente in game non si sentono per niente. Quindi, stringendo. Giocatore per il quale vale la pena spendere 50.000 crediti? Sì, ma tra l'altro se aspettate martedì lo prenderete al massimo a 25.000 crediti tranquillamente. E secondo me è uno dei giocatori più divertenti di questo FIFA, uno di quei giocatori che vi fa comprare. Che si fa comprare e che vi fa divertire e che vi rende l'esperienza di gioco più bella, perché diciamoci la verità, andare a spendere 200.000 crediti per comprare un, che ne so, una versione IF di Di Maria che poi alla fine vi rende come una versione normale, vi fa solo girare le scatole, mentre prendere questi giocatori dal nulla, quasi sconosciuti e costruirci una squadra divertente attorno vi rende il tutto più bello. Voto finale 9, però li vedete tutti, sono quelli, velocità, accelerazione, agilità, dribbling, equilibrio, 5 stelle, piede debole, tira giro. Contro nessuno, non ha un contro, è perfetto, secondo me è un giocatore veramente fantastico. Spero che questa review vi sia piaciuta, ci vediamo nei prossimi video, bella a tutti, da Ben.